Oggi ho incontrato tanti degli amici, non tutti, quelli che potevano venire dai territori, consiglieri regionali, i principali sindaci, perché trasmettessero poi anche nei loro comuni evidentemente una necessità che abbiamo ripetuto in questi giorni, che è quello di dare una scossa al nostro mondo moderato, una scossa positiva che non vuole essere una frammentazione ulteriore della nostra area politica, ma vuole essere anzi un contributo, un incentivo ad unificare. Vi ho parlato dello spirito della manifestazione del 6 a Roma, che è esattamente questa, organizzata con tanti amici che vogliono costruire, ricostruire, ristrutturare, ma in modo molto deciso, la casa delle componenti liberali, riformiste e popolari della coalizione di centrodestra, alleata con gli amici della Lega e di Fratelli d'Italia. Abbiamo poi ragionato di situazioni ovviamente liguri più contingenti all'amministrazione, e io credo che il contributo proprio di persone come gli Arancioni, che oggi non si sentono all'interno di nessun partito ma hanno piena voglia a collaborare per costruire una nuova casa comune, debba essere lo stimolo che bisogna cogliere a livello nazionale. Le elezioni sono andate molto bene, abbiamo vinto ovunque, abbiamo conquistato nuovi comuni, abbiamo confermato quelli che avevamo, Albenga non la governavamo, continuiamo a non governarla, gli elettori hanno scelto legittimamente in continuità con quello che era l'amministrazione precedente, il candidato del centrodestra ha fatto la sua figura, è arrivato primo al ballottaggio, poi evidentemente nel gioco delle alleanze nel secondo turno ha prevalso il centrosinistra, ma può succedere. Direi che è una città, mentre abbiamo conquistato molti comuni nello Spezzino, alcuni anche nuovi, abbiamo conquistato per la prima volta Vernazza, dove sono andato ieri ad occuparmi di parco, abbiamo riconquistato Rapallo, abbiamo riconquistato Santa Margherita, Recco, abbiamo vinto per la prima volta Sori, potremmo continuare a lungo. Alcune amministrazioni come Sanremo e Albenga hanno scelto in continuità con il precedente. Assolutamente legittimo, non mi pare che cambi il quadro politico. Beh, mi sembra che la Lega abbia avuto un buon successo a Ferrara, il PD ha riconquistato qualche cosa che aveva perso a discapito dei 5 Stelle, nel complesso mi sembra che si confermi un trend nazionale dove il centrodestra va bene, una coalizione che tiene, che va assolutamente stabilizzata e riequilibrata, come intendo da molto tempo questo nostro percorso politico. Non ho visto francamente delle grandi sorprese. Carige, io spero che faccia quel percorso che abbiamo più volte auspicato, ovvero l'individuazione di un socio industriale, il coinvolgimento dei soci territoriali che restano una presenza forte ed impegnata nell'istituto della banca, che si possa salvare con le sue gambe mantenendo quella vocazione di banca del territorio che tanto serve ad un'economia in ripresa come quella ligure, che però ha bisogno soprattutto nella piccola e media impresa di un forte sostegno al credito. Mi auguro che questo sia il percorso, immagino che siano gli intendimenti dei commissari con cui mi sento spesso. L'ombrello governativo resta una certezza per tutti, sia in termini di tutela del risparmio sia di tutela dell'istituto e dei suoi posti di lavoro, però io mi auguro che il percorso sia quello ovviamente di una banca che resta sul mercato e resta sul mercato da protagonista.